un futuro diverso per la costa teatina, che tenga conto di tutte le caratteristiche e le criticità dell'intera area. Dall'erosione della costa si passa alla considerazione più ampia di infrastrutture già realizzate, senza dimenticare il legame con il mare. Sì, è un progetto che accende il riflettore ulteriormente sulla costa dei Trabocchi, in particolare sulla Via Verde, su questa infrastruttura interconnessa col territorio. È un progetto che entrerà nel merito dello studio dell'erosione costiera con tre aree pilota, parliamo del comune di Fossacese, di Vasto e di Torino di Sancro, ma al tempo stesso ragiona sull'intermodalità, quindi sullo sviluppo sostenibile di questa infrastruttura che è all'interno di un territorio che ormai è al centro dello sviluppo sostenibile della regione Abruzzo. Inizia oggi la Summer School 2023, organizzata dal Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio di Pescara. Fino al 9 settembre ci sarà spazio per progettare opere in grado di rispondere all'esigenza primaria di armonizzare quanto più possibile ciò che il territorio offre. Vengono a trovarci e a lavorare con noi gli studenti di Delft University in Olanda, vengono a lavorare con noi anche gli studenti libici, studenti di Santo Domingo e anche studenti della Università di Ferrara. Queste visioni lavorano su uno scenario molto, molto interessante, cioè quello di pensare alla costa integrata con l'acqua, con il mare, ripianificare un'integrazione tra the land and the sea, quindi tra la terra e il mare, immaginando queste due comunità come comunità che coesistono. Cosa si può pensare intanto per il fenomeno dell'erosione? Ecco, il fenomeno dell'erosione viene spesso risolto con opere di ingegneria pura, si dice, no? Dighe foranee oppure pareti di cemento che si appoggiano alle falesie. Noi vorremmo progettare o agevolare questi progetti, però immaginati in maniera più integrata col paesaggio. Perché un'opera di difesa costiera deve avere solo il ruolo di difendere la costa? Può essere anche un'isola, può essere una stepping zone dove gli uccelli possono nidificare, può essere uno spazio pubblico dove la gente può incontrarsi. Ecco, immaginare scenari alternativi di opere che sono immaginate sempre con saperi specialistici.